Lei è da poco presidente dell'ASI, proprio da pochissime settimane. Ecco, quali è la motivazione per cui lei ha accettato questo incarico all'ASI, tenendo conto che lei viene dall'ESA, quindi è più facile, voglio dire, passare da una realtà a un'altra realtà? In effetti ho passato quasi 30 anni all'estero nell'Agenzia Spaziale Europea. Non è che ho accettato, mi sono proposto, perché c'è un momento in cui uno ha anche voglia di restituire più direttamente qualcosa al proprio paese, e ho pensato di potermi proporre perché è un'esperienza internazionale, non solo limitata all'Europa ovviamente, credo che possa sicuramente dare un contributo alle future iniziative dell'Agenzia italiana. Ovviamente in tutti questi anni non sono stato lontano dall'Italia, ho avuto una forte connessione con l'industria, con l'università, e quindi non arrivo da straniero sicuramente, è un rientro voluto fortemente. Quello che sta succedendo allo spazio in generale è un forte cambiamento in termini di avvicinamento al cittadino, alle opportunità economiche. Ho detto prima nella plenaria qui che è riconosciuto ormai il fatto che qui in Europa circa il 10% del ritorno economico deriva in qualche modo da attività che sono legate allo spazio. Quindi l'accesso allo spazio, il trasporto spaziale non è più e non sarà più in futuro quello istituzionale dei grandi vettori, cosa in cui l'Italia ha una posizione di privilegio veramente importante, ma sarà anche opportunità commerciali, private, e quindi l'idea di poter utilizzare, convertire un aeroporto come quello di Grottaglie verso opportunità di questo tipo è brillante e sicuramente va supportata. È anche un ruolo dell'Agenzia nazionale quella di fare da facilitatore in questo. L'ASI è una realtà straordinaria, stiamo parlando di un'agenzia che da 30 anni è il tessuto dello spazio italiano, quindi non c'è da fare rivoluzioni, c'è da perfezionare gli strumenti che sono consolidati già, che appartengono all'agenzia. È stato fatto tantissimo di ottimo in ASI in passato, quindi no, nessuna rivoluzione, ma avvicinare di più secondo me l'ASI a quelle che sono le esigenze di questo nuovo spazio, che sono anche sancite in qualche modo da una nuova governance dello spazio. Sapete che adesso c'è un comitato interministeriale con 12 ministeri e tutta la conferenza delle regioni che praticamente definisce la strategia nel settore spaziale. L'ASI è strumento poi implementatore di questo, quindi se delle modifiche devono essere fatte per rendere ancora più, diciamo, virtuoso questo dialogo. Ecco, quello che è più importante però sono i giovani. Pensate di puntare molto sulle nuove realtà delle università nel campo ingegneristico aerospaziale? Allora, mi toglie la parola di bocca. Una delle cose che sicuramente voglio fare, ne ho già cominciato a parlare, è quella di far sì che l'agenzia divenga una sorta di catalizzatore di un dialogo più efficace tra le varie facoltà italiane di eccellenza nel settore aerospaziale, sia sulle tecnologie, sia sui sistemi che le applicazioni e i payload scientifici, insomma la scienza. Mi piacerebbe fare in modo di riuscire a rendere più efficienti le diverse competenze che ci sono. Ogni facoltà, ogni università ha delle capacità diverse, quindi se riuscissi a facilitare un po' questo dialogo in maniera tale da poter far sì che l'università, i ricercatori, i giovani ricercatori possano poi vedere immediatamente messo a frutto il loro lavoro per cose di interesse industriale, possano lavorare nell'ambito della loro fase di ricerca presso istituti di ricerca che sono in qualche modo legati anche all'ASI. Per me sarebbe un contributo eccezionale alla preparazione, come dice lei, del futuro, che è quello che è.